a tutto sto bordello. È arrivato lo scemo con la testa piccola. Ieri sera DJ Spine ha visto un film in prima visione e vuole fare la sua disamina quotidiana. No, l'ultima volta che ci ha parlato di Him, che era tra l'altro il film che prendeva un po' per il culo Hitler, lui ha interpretato il film dicendo che tutti quanti abbiamo un po' di Hitler dentro. Non era quello il messaggio. Questo messaggio. Che film hai visto ieri sera che ci vuoi raccontare? Un film nuovo? Allora, è un film che hanno girato volutamente con una pellicola retro. Retro. È una figata questa immagine, si chiama Non ci resta che piangere. 40 anni Non ci resta che piangere. Oh, è la prima volta che lo vedo, per me era nuovo, che cazzo ti devo dire? 35 anni. Beh, comunque, raccontaci un po', quindi, Massimo Troisi, grande Massimo Troisi, e Benigni. Roberto. Peraltro fa molto ridere quel film, ragazzi. Sì, è uno dei più famosi che abbiano mai fatto. Di cosa parla, cioè la storia? Niente, loro due sono amici, peraltro credo che Benigni si stesse facendo la sorella di Troisi in quel nel film, credo di. Cioè, sai che è l'unica cosa che non avevo colto di quel film lì. Cioè l'unica parte che poi me l'ho dimenticato. Vabbè, comunque. In breve, io sono qua per questo, ragazzi. Ma in breve cosa succede? In breve succede che questi due ragazzi si mettono sotto un albero a fumarsi una canna. Non fumavano una canna. E a un certo punto si ritrovano in un'altra epoca. Parliamo di un morto e un premio Oscar, c'è cioè un po' di rispetto. Che cazzo devo dire? Quello hanno scritto di film. Ma senza inventare, quello che veramente hai preso. Veramente non c'era la canna. Loro sono talmente sbarellati che si credono di essere in un'altra epoca. Non lo so, tipo settecentesca. Ma 700? No. Sì, perché c'è la scoperta dell'America che appunto è nel anche la famosa battuta quasi 1500 nel film. Appunto, 7714 quasi 1500. 1928 e allora, riassumendo, ragazzi, cosa ti ha lasciato? Il problema che ha conciato questi due ragazzi così, che poi immaginavano di essere nel 1400 frittole, è che fumandoti una canna con un'aria così buona che è lì nelle parti di Firenze, zona Firenze. O finisci nel Rinascimento o fai una roba del genere in radio, credo. No. L'ossigeno che tu respiri in quell'occasione. Io voglio sapere il messaggio. Fumate in centro a Milano che c'è più smog e vi prende di meno. Mamma mia, ragazzi. Il messaggio finale di Non ci resta che piangere, capolavoro imperituro. Il cinema italiano è fumate a Milano. Fumate a Milano. Senti, ma perché non fai una rubrichetta ogni giorno? Cioè, noi ti consegniamo un DVD, tu te lo guardi. Ecco, stasera guardati On Air. Spiegaci il senso. Ne hanno parlato. Raccontaci il significato del film. Allora, lunedì vi porto il compitino di On Air. Comunque, ridendo e scherzando, il DVD di On Air è primo in classifica. Questa cosa DVD dovrebbe farvi un po' pensare. Bravo. Che strano, che strano. Esatto, che strano. Nessuno vende più DVD, è scandaloso. Ah, non era questo. Scusa. No. Scusa, pensavo fosse quello che non si vede. Comunque, mio cugino ringrazia perché si comprerà una seconda Jaguar dalle gare alla prima che si è comprato e via. Bastardo. Vabbè. Devi dei soldi. A tutti, anche a me. Ci risentiamo lunedì. Domani c'è Zoo Compilation, comunque, giusto? Yes, alle 21. Sì, perfetto. Grazie a Pippo Palmieri, grazie a DJ Poldo Spine, grazie alla Chicca, grazie a Wender, grazie a Marco Dona, grazie a sto cazzo, grazie a Fabio Lisei, grazie a Paolo Noyes, grazie a Luca Alba da Mazzoli e tutto, grazie alla compa di Via Turati e soprattutto la nostra immensa famiglia sulla pagina di Facebook. Mi raccomando, non scrivete cose compromettenti, sennò poi andiamo di mezzo noi. Scrivete soltanto tutto il weekend Paolo Grasso di merda. Aspetta un attimo che l'Apple Watch mi ha detto di respirare facendo flessione. Aspetta. Sta complicando qua la cosa. Ma scusa, non gli puoi dire che in questo orario stai lavorando? No, niente. Senti, puoi inserire. Che cazzo, ma la tecnologia, ma figa. Ma che cazzo, figa, ma che cazzo. L'Apple Watch gli ha detto di non sapere come uscirne, vedi? Ciao!